Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con il nostro cavaliere Arturo. Siamo in un'altra zona, cioè alle porte di Parros. Sono riandato lì al Falò per affrontare un altro boss opzionale. Come avevo detto, anticipato nell'altro video, alcuni li sto registrando dopo averne fatti altri, quindi se ci sono delle incongruenze con patti o fiaschette potenziate, eccetera, sapete per quale motivo. Allora, siamo in questo stanzone dove c'è questo qui, a parte che ho ammazzato il cagnolino lì. Ci sta questo qui e quello spirito invasore lì in fondo, quindi riprendo il video direttamente adesso. Vediamo un attimo. Se riusciamo a far fuori prima questo, magari in amicizia sempre. Ok, questo è andato. E adesso proviamo a far fuori lo spirito invasore. Magari prima ci raccattiamo quello che ci ha lasciato l'elefantino. Armatura imponente arrugginita, va bene. Venga qui, spirito invasore. Mortacci tua. Ah, questo c'ha solo le. Cioè, solo, tra virgolette, perché comunque. Siamo in acqua, quindi. Per noi è difficile muoverci. Fratello, mi dispiace, ma per te è difficile sopravvivere. Mamma mia, Arturo. Spirito oscuro di Guthrie, l'arciere. Va bene. Allora, adesso vediamo un attimo cos'altro c'è. Questo l'abbiamo fatto fuori, quindi proseguiamo qui. E vediamo dove c'è un'altra. Ah, lì c'è una porta, quindi proseguiamo da questo lato. Qua non è molto facile perché, come detto, siamo in acqua, quindi attenzione. Merda. Perfetto, adesso andiamo qui sopra. Qua adesso non abbiamo più il patto del sorcio, quindi dobbiamo stare attenti perché molto probabilmente ci attaccheranno questi. Quindi andiamo. Attenzione! Dove va? Nano? Mamma mia, questi nani, attenzione! Il nostro zorro! Ma che cos'è? Grandissimo! Momento. Venga, venga qui che sto più comodo. Mortacci tu. Anche questo da dietro, va. Qui. Chiuso. Perfetto. Proseguiamo qua. Chiuso. Aia. Porca mignotta. Altro nano. Scusi, nano. Già che ci siamo. In amicizia, eh. Qui ci sono altre porte di Parros. E proseguiamo per questo passaggio qua. Qua anche diamoci un'occhiata intorno perché qua anche ci sta pieno di nani. Dobbiamo stare anche attenti perché se no ricaschiamo sotto. Ad entrare qui. Ok, qui c'è il falò che non avevamo sbloccato. Me ne sto ripercorrendo un po' tutte queste strade perché ci accasciamo qua al falò ed entriamo nella nebbia. Proviamo con il nostro Arturo, attenzione. Proviamoci. Dai, Arturo, dai. Allora, boss, la nebbia è rimasta. Eccola, cosa lì sopra. Ok, prima togliermi dalle palle questi. Occhio. Merda. Merda, eia. Mamma mia che cattiveria. Momento. Mamma mia che cattiveria sto sorcio. Cioè non è un proprio un sorcio. Vabbè, allora ditelo. Aspetti. No, con l'altra. Rimetti. Rimetti. Lo scudo. Arturo.
Non li facciamo niente effettivamente, perché questi danno già avvelenamento probabilmente, quindi aspettate, devo cercare di riuscire a prendermi una fiaschetta, ma non è propriamente semplice. E infatti siamo morti. Perfetto, perfetto. Dai, Arturo. Vabbè, adesso ci ributtiamo, tanto sta qua il falò, proprio a pressione, a pressione. Faccio un attimo un cambiamento, perché è meglio che la piromanzia me la metto sulla mano destra, anche se in realtà non serve adesso. Dai, Arturo, mi raccomando, ci facciamo spaccare il culo. Cerchiamo di eliminare immediatamente questi, poi mettiamoci da un lato e recuperiamo stamina, perché ci toglie un bel po' con tutta la parata. Quindi dobbiamo cercare di metterci, ecco, da questo lato mentre fa queste cose. Poi recuperare stamina e farci dare una testata, perché è giusto così. Scusi, un momento. Faccio anche con l'altro braccino. Merda. Attenzione. Stamina, stamina. Ok, momento. Rimango qui. Lei rimanga buono, buono, buono. Dov'è? Ah, è morto, ok, perfetto. Grandissimo. Bene, Arturo. Un paio di volte siamo morti, quindi coda di topo e anima autorità reale dei topi. Perfetto, riprendiamoci queste anime, che non c'è niente, perché c'è praticamente niente. Perfetto, va bene ragazzi, allora a questo punto dobbiamo tornare indietro al falò e io direi che ci possiamo anche salutare qui, perché come vi avevo detto questi video dei boss, questo era un altro boss opzionale, li farò un po' così random, giusto per cercare di farli un po' tutti i boss. Magari non riusciremo a farli proprio tutti, però cercheremo, cercheremo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, mi raccomando come sempre commentate, fatemi sapere la vostra e mi raccomando il tifo per il nostro cavaliere Arturo. Ci vediamo al prossimo episodio e un saluto a tutti da quel tale Ale.